What? What? Non ha senso. Uno dei posti più belli dove sia stato in tutta la mia vita. Era la Golden Week, la settimana di festa nazionale giapponese, e insieme a Tommy, Sanae e Luigi siamo andati in vacanza nella prefettura di Wakayama. Dopo aver fatto un trail di 3 giorni a Kumano Kodo, il nostro piano era di passare una giornata di relax in una cittadina sconosciuta per poi iniziare la seconda parte del viaggio. Non ci saremmo mai aspettati di ritrovarci nel posto più bello di tutto il Giappone. Non so tu cosa ne pensi di questo, ma secondo me questo paesino... Siamo qui da 20 minuti, ma è l'ennesima prova che i detour valgono molto più del tour. A pensarci, adesso stiamo prendendo un vaporetto per andare su un'isola con un bosco nel quale ci sono c'è un onsen scavata in una grotta. Totalmente insensato, insensato. Il battello era gratis. Perché questo è il servizio dell'hotel che ha i suoi clienti, per cui ha questa navetta gratuita che fa avanti e indietro. C'è un ascensore che ti porta su. C'è un ascensore nella montagna che ti tira su. Al 32esimo piano di questo hotel. E da lì poi sali, fai la passeggiata. Andiamo. Come mai non è famoso questo luogo? L'hotel è costruito dentro la montagna praticamente. Ok, fammi spiegare meglio. Questo hotel si trova su una penisola accessibile solamente con il battello. Penisola che è esclusivamente occupata dall'hotel, che è costruito all'interno di una montagna. Qui ci troviamo all'interno della montagna. Questo è l'ingresso principale, che è collegato ad un lungo corridoio che porta ad un ascensore. Con l'ascensore puoi accedere ai vari piani dove si trovano le camere dei clienti e puoi arrivare al 32esimo piano, al rooftop dell'hotel per così dire, dove si trova un giardino privato. Ma come penso tu abbia già capito, questo non è un giardino privato, si tratta della cima della montagna. Guarda, fino alle 5 che ore sono? Le 6. Vabbè, non lo sappiamo leggere. Eh no, infatti. Pazzesco. Più che un giardino, c'è un giardino, c'è lì. Boh, questo parco meraviglioso. Cioè, l'hotel della città incantata a sto posto gli fa una pippa. A due mani però, un segone proprio di quelli grossi. Oh. Cos'è? Wow. Ma mi prendete per il culo. È pazzesco sto coso. Cioè, così. Boh. Sì, a random proprio, no? Boh. Avessi saputo non andavo a Kumano Kodo, venivo qua diretto. Cioè, scusami, cos'è? Tra l'altro quello ha una Leica, ha due Leica. Luigi. Siccome io e Luigi siamo due cazzo di pervertiti invasati per le camere della Leica, abbiamo fermato questo signore per molestarlo. Sì. Un complicato sistema di rispetti. Quello lì sta attraversando col rosso. Preferisci qui? O... Kawasaki? Qui. Preferisci qui o Bergamo, Piazza Nani? Piazza Vecchia? Piazza Vecchia. I ask you, preferisci qui o Bergamo? Certo. Bergamo, ok. Abbiamo scoperto che questo... Ehi! Cioè, una delle perle nascoste del Giappone. Questo posto è incredibile. Ma è bella, è incredibile. Eravamo senza parole. Il fatto che un luogo così bello sia totalmente sconosciuto non ha alcun senso. E tra una foto e l'altra, le nostre solite cazzate e una passeggiata, ci siamo avvicinati alla punta estrema della montagna, dove ci attendeva uno dei paesaggi più incredibili che abbia mai avuto la fortuna di ammirare. Oh, la Madonna. Oh. Io ti giuro, sto per mettermi a piangere. Mi emoziono facilmente. Thank you.
posti più belli dove sia stato in tutta la mia vita. Questa vacanza per me segna un anno di vita in Giappone. Un anno in cui ho ricominciato da capo, con un nuovo paese, con una lingua diversa. Un percorso che sicuramente non è facile, ma sento mi sta ripagando di giorno in giorno. Ho ritrovato vecchi amici e ne ho fatti di nuovi. Non ho parole per ringraziare Luigi, Sanae e Tommaso per questi giorni indimenticabili che abbiamo passato insieme. Perché senza di loro questa vista mozzafiato non avrebbe avuto lo stesso impatto e lo stesso significato. Grazie. Che momento. È in questi attimi che veramente mi rendo conto di quanto sono fortunato a vivere in Giappone. E voi invece, che non ci siete? Maravilloso!